pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione live del nostro telegiornale, edizione che apriamo andando subito in esterna e andiamo a Tarvisio perché stasera si festeggia la notte di San Nicolò e lì proprio a Tarvisio sta per partire la tradizionale sfilata dei Krampus. E allora buonasera ad Angela Caino. Buonasera Giorgia e buonasera anche a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Tarvisio, proprio nella piazza centrale del paese, dove tra poco arriverà il corteo dei Krampus e di San Nicolò. Vedete alle mie spalle la piazza, il braciere al centro è già stato acceso e tutti attendono l'arrivo di queste creature mostruose che escono appunto la sera di San Nicolò e assieme al santo portano un po' di paura ma anche qualche dono ai tanti bimbi, alle tante persone che si sono radunate qui in piazza per assistere a questa rievocazione. Non sono ancora arrivati, dovrebbero essere partiti qualche minuto fa dalla parte bassa di Tarvisio. Per il momento noi ci fermiamo qui, ti restituiamo la linea, ma ci rivediamo tra poco quando arriveranno anche i Krampus. A voi. Perfetto Angela, allora seguiremo con un occhio quello che succede a Tarvisio, pronti a proporvi insomma le immagini live non appena vedremo apparire i Krampus. Ora andiamo avanti con le notizie di cronaca di oggi e partiamo da una notizia che riguarda purtroppo un boscaiolo di Sappada, GB, le sue iniziali, del 56, che è precipitato nei pressi dell'orrido del rio Acquatona mentre stava lavorando nelle sue proprietà boschive. L'uomo stava tagliando una ceppaia con la motosega ed era solo al momento dell'incidente. Ha perso l'equilibrio e scivolato assieme alla stessa ceppaia che stava tagliando per una ventina di metri, rimanendo parzialmente trattenuto e bloccato sotto le scale turistiche in metallo, chiuse da un'ordinanza comunale che danno l'accesso proprio alla visione dell'orrido stesso. A trovarlo e ad allertare i soccorsi è stato il fratello, che non lo ha visto rientrare ed è andato a trattenerlo prima che scivolasse ulteriormente tra le rocce sottostanti. Sul posto è intervenuto subito il soccorso alpino e speleologico di Sappada, che assieme ai vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore ha con cautela estratto dal precario equilibrio il ferito, sistemandolo nella barella spinale. La barella è stata poi caricata a spalla e trasportata dai tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, risalendo con difficoltà la stretta e rapida scaletta, come potete vedere. L'uomo ha riportato vari traumi, un'importante ferita al capo ed è in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Cremona, in collaborazione con i loro colleghi di Milano, Pavia, Lodi, Udine e Bologna, hanno arrestato 8 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo e in concorso tra loro, di una serie di reati di furto aggravato e ricettazione. L'indagine, denominata Operazione Blackout, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è stata avviata nel 2016 a seguito di numerosi furti di cavi di rame dalle linee di media tensione per l'erogazione dell'energia elettrica, di numerosi furti e danni di abitazioni e ditte commessi soprattutto nelle province di Cremona, Milano, Lodi, Pavia e Piacenza. I carabinieri del nucleo radiomobile di Udine, in particolare nell'ambito dell'operazione, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare per il reato di furto aggravato emesso dal Tribunale di Cremona nei confronti di due cittadini romeni già detenuti presso la casa circondariale di Udine. E ora vi raccontiamo i momenti di paura che si sono vissuti in municipio a Precenico oggi, poco dopo le 12, quando un uomo è entrato con un bastone accanendosi contro arredi e oggetti. Il personale ovviamente sotto shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Latisana che hanno bloccato quest'uomo. Non è chiaro il motivo della sua ira. Solo per miracolo nessuno dei dipendenti è rimasto ferito. Il protagonista della vicenda è un cinquantenne. Dopo un'accesa discussione nell'ufficio dell'assistente sociale, l'uomo è andato in escandescenze, è stato fermato dai carabinieri. Guardate, insomma, queste sono le foto che mostrano quello che è successo al comune, al municipio di Precenico poco dopo le 12. Vedete scene di distruzione per questa persona che ha avuto questo momento d'ira. Queste sono le foto che ci sono arrivate poco fa in redazione e poi nelle prossime edizioni, in quella live delle 19, sentiremo anche le testimonianze del sindaco, di chi insomma è in municipio
municipio si trovava per questa situazione di paura. Ora andiamo avanti con altre notizie di cronaca. Dopo il tragico decesso che ha coinvolto un 39enne, la comunità di Cervignano nelle ultime ore è stata raggiunta da un'altra terribile notizia. In pericolo di vita un giovane concittadino, un 23enne, coinvolto domenica in un incidente avvenuto in via Maserati all'esterno della discoteca Numa di Bologna. Il sinistro si è verificato verso le 5 del mattino, probabilmente alla fine di una serata spesa con amici a divertirsi. L'investimento è avvenuto a causa di una vettura che ha travolto completamente il ragazzo mentre camminava lungo la via. Il giovane si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna. Rientriamo a Udine ora per parlare di novità che riguardano il trasporto SAF, novità annunciate poco fa, ci racconta tutto Davide Zanirato. Allora, qui stiamo rinnovando circa un terzo della flotta, sono autobus con motorizzazione a metano. Il metano è un carburante di transizione verso anche altre propulsioni con componente ibrida elettrica. Comunque il metano riduce del 20% le emissioni di CO2 rispetto al normale autobus a diesel o benzina e non ha particolato, che è una delle componenti che determina le limitazioni di traffico nelle principali città italiane. Quindi sotto questo profilo è comunque oltre l'Euro 6 diesel. Sì, nei prossimi giorni saranno tolti dal servizio gli autobus che usciranno dal servizio, e questi qua, una volta completate l'iter delle pratiche automobilistiche, entro Natale saranno già in servizio. Noi rinnoviamo la flotta tutte le volte che superiamo i 15 anni di età massima e 7 anni e mezzo di età minima. Quest'anno, con questo rinnovo della flotta, abbiamo quest'anno a Udine sull'Urbano 5 anni e 3, che porta Udine sugli standard europei, perché Berlino ha 5 anni, Copenaghen ha 5 anni, Parigi 7 anni, Londra 8 anni, quindi Udine sui primi posti europei. Quando un autobus ha 15 anni i mercati sono diversi, noi vendiamo voto per pieno alla casa costruttrice imponendo un prezzo dell'usato quando compriamo il nuovo dentro le nostre gare europee, perché il loro mestiere è quello di commerciare autobus, non è il nostro mestiere, e i mercati diventano di paesi terzi dove autobus oltre i 15 anni possono circolare, per esempio Balcani e altri paesi. No, sono soddisfatto di questi mezzi perché sono tutti alimentati col metano, quindi l'inquinamento zero. Sono un po' grandini, perché l'ho detto già alla SAV, ma erano già stati ordinati, ma mi hanno promesso che porteranno i prossimi, saranno un po' più piccoli per farli girare qui in centro. Ma chiaramente l'autobus è una cosa importante, avere autobus al passo con i tempi. Mi diceva proprio il responsabile di SAF che abbiamo un rapporto migliore di Berlino, quindi Udine adesso ha gli autobus più giovani rispetto a Berlino, quindi questa è una bella cosa, perché dà sicurezza ai cittadini, ai coloro che salgono sull'autobus e poi anche all'ambiente in generale della nostra città. E allora, queste le interviste raccolte poco fa per la presentazione di questi nuovi autobus SAF. Dai trasporti cittadini, ora parliamo di trasporti aerei e andiamo al Trieste Airport, dove oggi è stato simulato un incidente aereo come simulazione per testare l'efficienza dell'organizzazione con il coinvolgimento del SORES e della Protezione Civile. Vediamo. Dopo il decollo un aeromobile ha avuto un problema a un motore con un incendio al motore. Il pilota ha dovuto effettuare una manovra d'emergenza, dichiarando emergenza alla torre di controllo e rientrare sulla pista di volo. Rientrando sulla pista di volo però c'è stato un cedimento del carrello a causa degli impianti idraulici in avaria e dunque un incendio all'ala destra. Questo è lo scenario che si è presentato nel primo pomeriggio al Trieste Airport, fortunatamente solo come finzione. Lo scalo regionale ha infatti ospitato la prova d'emergenza Aquileia 2018, con l'obiettivo di mettere alla prova l'efficienza dell'organizzazione. Una settantina di partecipanti, a cui non è stata anticipata nessuna indicazione operativa. Gli sviluppi sono stati comunicati durante il corso dell'emergenza, per rendere lo scenario il più realistico possibile.
Oggi abbiamo fatto una prova d'emergenza, una prova che noi facciamo mensilmente, ma quella denominata Aquileia 2018 è un'emergenza che è sviluppata praticamente col contributo di tutti gli enti, non solo di quelli interni, ma anche di Protezione Civile, di SORES, in modo tale da rendere più possibile la realtà dell'evento e garantire l'efficienza dei soccorsi. Per la prima volta non abbiamo voluto rendere pubblico lo scenario, ma lo scenario e gli eventi è stato di volta in volta comunicato durante l'emergenza, appunto per renderla più reale possibile. Abbiamo simulato anche come scenario l'aeroporto che avremo il prossimo anno quando andremo a rifare la pista di volo e di conseguenza abbiamo utilizzato il raccordo Sierra come pista di volo 09 right e 27 left, che appunto sarà la pista di volo che garantirà l'operatività dello scalo durante i lavori di rifacimento della pista principale. Torniamo ora subito a Tarvisio, dove la nostra Angela Caino si è sistemata in una posizione con un'ottima visuale. Angela, torniamo da te. Sì Giorgia, siamo saliti al secondo piano del comune perché da qua il nostro operatore, il nostro Sulley Kane, ci può mostrare bene la piazza e quello che accadrà tra poco. Noi siamo assieme all'assessore al turismo del comune di Tarvisio, Barbara Lager, alla quale chiediamo quanto è importante anche questo evento da un punto di vista turistico per Tarvisio. Saluto tutti i telespettatori di Udinese Channel. Innanzitutto ha un'importanza molto grande per tutta la comunità di Tarvisio, per le sue frazioni, perché attrae turisti dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dal resto d'Italia, ma anche dall'Austria e dalla Slovenia. Il numero dei Krampus è cresciuto di anno in anno, quindi ne vedremo veramente molti, siamo attorno ai 300-400 contando anche i Krampus nelle frazioni. Mancano veramente pochissimi istanti, allora vediamo che si sono spente anche le luci, c'è solo la luce del fuoco al centro della piazza. Cosa accadrà tra poco? Allora, tra poco San Nicolò uscirà dalla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Tarvisio, man mano arriveranno anche i Krampus. I Krampus poi metteranno le loro fiaccole all'interno del grande falò, quindi un attimo molto molto suggestivo. Ecco il segnale che insomma le luci si sono spente, vuol dire che siamo proprio vicinissimi, diciamo così, al momento clou, all'apice della manifestazione. E allora restituiamo la linea allo studio. Giorgia, ci risentiamo tra poco quando arriveranno i Krampus. A voi. Grazie mille Angela, siamo prontissimi a tornare lì per vedere live allora l'arrivo dei Krampus. Ora torniamo a Udine, a Palazzo Daronco, dove c'è stata la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del Presidente della Repubblica a giugno. Vediamo. Sono una quindicina i diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana consegnati stamane con una cerimonia a Palazzo Daronco. Conferite con decreto del Capo dello Stato a giugno, le onorificenze sono quelle di cavaliere, ufficiale e commendatore. Tra gli insigniti come cavalieri anche il presidente del Comitato Udinese della Croce Rossa Sergio Meinero e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Sergio Schena. Tra gli ufficiali il questore Claudio Cracovia e il compositore Walter Sivilotti e come commendatore è stato insignito il viticoltore Valneo Livon. Sono 15, troppo poche probabilmente per quanto merita questo territorio, adesso a parte tutto, perché veramente è una realtà questa qua che merita attenzione ed è un grande esempio per tutta la realtà sociale italiana. Sono molto emozionato perché è la prima volta che lo faccio qui ad Udine e abbiamo chiesto questa sala al sindaco proprio per consentire la massima partecipazione. È un momento importante perché credo che oggi più che mai ci voglia che qualcuno dica che ci sono persone migliori di altre. Sempre in comune a Udine questa mattina si è parlato di e-mobility grazie ad un'indagine condotta dall'Università degli Studi di Udine e Blue Energy. Abbiamo fatto il punto con l'amministratore delegato Blue Energy, Alberta Gervasio.
Uno dei dati che emerge proprio è la difficoltà nel reperimento delle colonnine elettriche proprio in cima a quelle che sono le preoccupazioni principali. Proprio per questo voi cercate adesso di proporvi come vero e proprio hub, come punto di unione, iniziando per le aziende ma poi passando anche per quello che sarà l'utilizzo dei privati. Sì, credo che la società di Ventitra Multi Utility sia il collettore naturale di tutti questi servizi. Credo che facilmente riesca a mettere insieme diversi operatori che da soli difficilmente arriverebbero al mercato, quindi la parte delle auto con la parte delle colonnine, piuttosto che la parte dei servizi app e la fornitura di energia elettrica. Speriamo un po' anche che questo reperimento delle infrastrutture, che è un po' legato un po' al costo di accesso, sia anche aiutato da qualche incentivo che possa arrivare a livello regionale. Parliamo ora di turismo, stagione invernale che sta per partire, novità importanti per le famiglie, massima attenzione all'offerta per pendolari e turisti. A Tolmezzo questa mattina l'assessore regionale Bini e il direttore di Promoturismo FVG Gomiero hanno un po' illustrato quelle che sono le novità. I numeri di queste prime settimane di prevendita lo dimostrano. Pensi, lo scorso weekend noi abbiamo raggiunto il record degli ultimi 10 anni per numero di ski pass venduti. Quindi la nuova politica di gestione della promozione della nostra montagna sta dando i suoi frutti e siamo appena all'inizio. Sì, oggi in conferenza stampa sono state palesate quelle che sono le tariffe non solo nostre ma anche dei nostri competitor. Il Friuli Venezia Giulia per le famiglie e per i bambini ha le migliori tariffe in assoluto, perché noi crediamo che insomma si debba, come dire, aiutare in primis i bambini ad avvicinarsi a questo meraviglioso mondo, a questo meraviglioso sport quale lo sci, ma come dire, garantire anche alle famiglie delle condizioni di vantaggio. La volontà è anche quella di incrementare i giorni di permanenza del turista? Sì, assolutamente sì. Tant'è che anche qua abbiamo una dimostrazione plastica. In queste prime settimane abbiamo venduto rispetto allo scorso anno più 2000 carte famiglia, che stanno a dimostrare appunto la nostra volontà di agevolare, promuovere, incentivare i pacchetti stagionali anziché i giornalieri. Un territorio lo si fa nascere non con il turista mordi e fuggi, ma bensì con un turista in grado di, come dire, visitare e come dire, garantire anche una ricaduta economica sul territorio che frequenta, che visita. Un'iniziativa fortunata che ha fatto registrare il tutto esaurito e su cui la Regione continuerà ad investire. Stiamo parlando dei treni storici che hanno avuto davvero un successo superiore alle aspettative e in arrivo ci sono anche nuovi percorsi. Sentiamo. Grandi risultati, oltre 3.700 persone trasportate, 20 treni storici che hanno percorso il nostro territorio, 33 comuni, oltre 30 associazioni, quindi un grande risultato. Assessore, un grande risultato che viene anche confermato dall'arrivo di contributi regionali per continuare a lavorare su questa via. Sì, noi in senso come giunta abbiamo messo la posta altri 400.000 euro, oltre le 50.000 per la pubblicità su questo progetto, perché ci crediamo, abbiamo visto i risultati, mi pare che sia scontato che vada a buon fine. Certo che il Consiglio poi decide qual è il bilancio finale, noi lo proponiamo, quindi siamo fiduciosi e speranzosi. Un progetto che per il futuro passerà anche utilizzando la linea Udine-Cividale. Sì, questo è un po' anche il pallino che ho da un po' di tempo, da quando sono arrivato a fare l'assessore. Cioè, perché non sfruttare anche la linea Cividale Udine, una linea storica con una cittadina storica, poi una cittadina riconosciuta dall'UNESCO, quindi mi pare che sia a completamento di quello che è già un percorso all'interno del nostro territorio. Un'idea potrebbe essere quella di fare un treno delle città UNESCO collegando Aquileia, Palma Nova e Cividale, quindi direi che magari contemporaneamente alla maratona dell'UNESCO che facciamo a fine marzo. Quindi questa è una grandissima opportunità, complimenti alla Regione, direi che questa è una biciclette e treni sono grandi opportunità che portano turismo, ci fanno conoscere i territori, portano economia, un'economia sana legata al territorio, alle bellezze che abbiamo, quindi direi che da sviluppare, su questo bisogna investirci. Veniamo ora allo sport e andiamo subito da Jacopo Romeo per farci raccontare la giornata di lavoro dell'Udinese in vista della sfida casalinga di domenica contro l'Atalanta. Ben ritrovato Jacopo.
Ciao Giorgia, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. Prima di andare a parlare dell'allenamento che si è concluso da pochissimi istanti, dobbiamo però aprire con un'ultimissima ora, una notizia dell'ultimo minuto proprio, purtroppo non positiva, che riguarda Samir, perché oggi nel pomeriggio ha avuto un consulto a Roma Villa Stuart con uno specialista proprio per questi traumi alla caviglia. L'infortunio, lo ricordiamo, lo aveva colpito nella gara proprio contro la Roma, vinta dall'Udinese. Ebbene, il danno riportato da Samir, l'infortunio riportato da Samir alla caviglia è un po' più grave del previsto, dunque domani mattina il difensore si sottoporrà ad un intervento chirurgico ai legamenti della caviglia. Maggiori dettagli ovviamente ve li daremo in corso d'opera, questo però soltanto per dire che purtroppo sarà costretto ad andare sotto i ferri Samir, ovviamente prestissimo, non ci si può assolutamente sbilanciare su tempi di recupero annessi e connessi, però la notizia dell'ultimo istante proprio è questa, che purtroppo non si può non intervenire chirurgicamente, il giocatore domani andrà sotto i ferri a Villa Stuart a Roma. Archiviato questo, parliamo delle questioni di campo, perché al di là di tutto poi c'è una quotidianità che va portata avanti da parte di mister Davide Nicola. La squadra quest'oggi è tornata a lavorare con una doppia seduta, inizialmente era soltanto un allenamento per calendarizzato, quello della mattina, è stato invece aggiunto in corso d'opera anche un secondo all'interno di questa giornata. La squadra è rientrata agli spogliatoi poco fa, allenamento che, come aveva già raccontato nel corso della fascia di informazione sportiva dedicata all'Udinese delle 15 il nostro Maurizio Ferrari, è stato aperto soltanto per quanto riguarda la prima fase dedicata al riscaldamento. Poi Davide Nicola è sceso molto nel dettaglio per le prove tattiche riguardo alla prossima gara contro l'Atalanta, allora ha preferito lavorare al riparo da occhi indiscreti. Già questa mattina Nicola si era soffermato su quelli che sono i meccanismi offensivi e difensivi, ha lavorato sia sul possesso palla ma anche ancora una volta su quella che è la precisione della linea difensiva in tutte le sue alchimie, in tutti i suoi movimenti. Perché? Perché quella contro l'Atalanta sarà una gara che proporrà una nuova variante di avversario all'Udinese rispetto a quanto successo contro Sassuolo e Roma, che erano squadre che preferivano gestire maggiormente il pallone, magari anche a ritmi non elevatissimi. L'Atalanta invece è una squadra che va molto più sul ritmo, sulle folate, dunque c'è da aggiungere qualcosina come concetti, e questo lo aveva già preannunciato Davide Nicola nel momento in cui si era insediato sulla panchina all'Udinese, dicendo che di settimana in settimana avrebbe aggiunto qualcosa in più del suo modo di vedere il calcio, ma soprattutto c'è da preparare con grande attenzione delle dettagliate contromosse. Si sono allenati individualmente sia Behrami che Kong per un normale percorso non c'è nessun tipo di problema per il difensore nigeriano, Behrami dopo il colpo ricevuto alla caviglia nella gara contro il Sassuolo. Ma la buona notizia di giornata dal fronte infortunati è il rientro in gruppo pienamente abile e ruolabile di Andrea Balic, che ha lavorato mattina e pomeriggio insieme ai compagni. Questo è il quadro un po' dell'Udinese, purtroppo tra notizie meno positive come quella di Samir e notizie positive come quella di Balic, senza dimenticare la quotidianità del lavoro sui campi del Bruseschi. Grazie Jacopo per tutti questi aggiornamenti. Noi prima di chiudere ora torniamo a Tarvisio, dove Angela mi sembra stia continuando l'attesa. Sì, Giorgia, sta continuando l'attesa perché i Krampus, il corteo dei Krampus con San Nicolò non è ancora arrivato nella piazza centrale. Ci hanno detto che quest'anno arriverà da via Roma. Quelle che vedete sono le immagini appunto della strada che percorrerà il corteo. La gente sta aspettando, c'è ancora la musica di sottofondo, non so se riuscite a sentirla, se arriva anche in studio ai nostri telespettatori a casa, la musica di Mussorgsky che di solito accompagna appunto l'arrivo dei Krampus. Adesso noi ci fermiamo qui, ci ricolleghiamo però di nuovo in diretta alle 19 per mostrarvi qualcosa in più, per mostrarvi Krampus anche in un'altra località di Tarvisio, perché in questo momento noi siamo nella piazza centrale del paese, ma tanti gruppi di Krampus sono in attività anche nelle frazioni di Tarvisio. Poi vi racconteremo qualcosa di più anche nella prossima edizione del nostro TG, a voi intanto la linea. Perfetto, grazie Angela. Allora ci rivediamo live alle 19 con tutte le immagini che ci arriveranno da Tarvisio e con questo evento, questa manifestazione che, come avete visto, insomma, fa arrivare un sacco di gente ogni anno in questo 5 di dicembre. Alle 19 vi daremo anche aggiornamenti per quanto riguarda Regeni, perché è in corso la conferenza stampa
dopo l'incontro dei genitori di Giulio Regeni con il presidente della Camera Fico, incontro avvenuto dopo le ultime novità che riguardano le indagini e i primi indagati. Lo vedete in corso davvero in questi minuti la conferenza stampa. Vi racconteremo tutto, come detto, nella prossima edizione live a partire dalle 19. Per ora è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.